Italia. È stato questo il tema del progetto fotografico assegnato ai 18 finalisti del Leica Talent 2012. Oltre 10.000 partecipanti per un totale di quasi 21.000 scatti. Una giuria composta dai nomi più illustri della fotografia italiana con il compito di selezionare i finalisti, 12 amatori e 6 professionisti. Finalisti per reinventare, personalizzare e interpretare un tema avvincente nella sua profonda semplicità. Mostrare il volto migliore del bel paese attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica. I 12 amatori hanno potuto reinterpretare il tema liberamente, determinati a trovare punti di vista originali per realizzare immagini uniche. Per i 6 professionisti, invece, la sfida è stata più appassionante. Puntare i loro obiettivi su 6 onlus italiane, per raccontare attraverso il cuore e l'impegno di un esercito di volontari il volto meno noto del paese. 6 giovani protagonisti della fotografia italiana, tanti volti e storie di quotidiana solidarietà per raccontare il bello dell'Italia. L'idea di interpretare questo progetto è mutata da quando sono stato qua, perché all'inizio, prima di arrivare, di vedere la situazione, pensavo che il soggetto fossero il personale del Nemo. Quando però sono arrivato qui, mi sono accorto che il vero protagonista è il paziente. Qui a Nemo è come se fosse una grande famiglia, dove il paziente è proprio al centro, come se fosse un sole. Ho scelto di usare il bianco e nero perché vorrei che la situazione che si crea qua al Nemo fosse una situazione universale. Ciao, sono fotografo. Buongiorno, mi chiamo Paolo. Volevo sapere se vi potevo fare qualche scatto. Come no? Certo. Ok. Allora, cioè, mi piacerebbe che rimanate in questa posizione qui così, voi due. Faccio questo scatto qua. Va bene. Ok. Calarsi in questa realtà è stato molto, cioè, molto interessante, perché cioè, è proprio questo che mi spinge a voler fare questo lavoro, cioè riuscire a entrare a contatto con situazioni che sono lontane dal quotidiano, da quello che vediamo. In realtà del fotografo è sempre rimanere con un piede fuori e un piede dentro, no? Però, cioè, qui è come se ti obbligassero a entrare con tutti e due i piedi dentro, cioè, ti accolgono talmente a braccia aperte che ne fai veramente parte. Thank you.
devo interpretare il tema che ci è stato richiesto, il bello dell'Italia attraverso la Onlus dei City Angel. Sono un gruppo di persone, sono un gruppo di volontari che vivono la Milano di notte e che aiutano le persone bisognose di ovviamente cibo, vestiti, coperte e perché no anche due parole, una parola amica. Ve lo portiamo noi dopo, ok? Buonanotte. Noi non va bene. Come no? Senti, noi bisogna fare quel discorso della... Ancora, cosa vuoi? Della tua vita privata. Voglio la tua vita privata, lo sai. No. Dovrei cercare il bello dell'Italia nella spinta individuale che ogni City Angel ha ricevuto per iniziare questo volontariato. Stasera siamo in centro, questa è la sera, il giovedì sera che facciamo il centro, quindi andiamo in Sant'Andrea a fare l'istruzione e poi da lì andiamo a piedi in centro in vari punti dove sappiamo che ci sono senza tranquilli. Ma capire la qualità, hai capito? Ho deciso per il bianco e nero in modo tale che mi potessi concentrare magari sul contenuto e non troppo su altre distrazioni che la città mi può offrire attraverso il colore. Il concetto di povertà del clochard secondo me è anche ricco di libertà. Mi piacerebbe riuscire non a far vedere magari soltanto il brutto, lo sporco o le situazioni spiacevoli che ci possono essere intorno alla vita di un clochard, ma piuttosto questo loro ruolo di invisibili. Posso farti una foto? A chi? Io sto lavorando con loro, a te, col cagnolino e loro, insieme a loro. Se ti va, Spero di riuscire a raccontare la simbiosi tra questi due mondi completamente diversi, il mondo del volontariato e il mondo dell'abbandonarsi per la strada. Per il progetto Leica Talent è stato assegnato di documentare la Fondazione Teodora, che si occupa di dare sollievo e sorriso a bambini con un largo ricovero in ospedale. E la Fondazione Teodora forma professionalmente degli artisti che sono il dottor Sogni. Questo progetto rientra perfettamente nel mio stile di lavoro. Complimenti.
specialità in questo corso? Il progetto vorrei documentarlo attraverso questi ragazzi professionisti, documentando il lavoro all'interno dell'ospedale. Non solo in ospedale, vorrei anche seguirli un pochino fuori per vedere comunque questi artisti come vivono, le difficoltà che trovano per fare un lavoro comunque che oggi come giorno è complicato. Posso entrare? Dottoressa, possiamo entrare? Anche la dottoressa? Anch'io? O solo lui? No, tutte e due. Tutte e due? Mm-hmm. Tutte e due? Ok, tutte e due. Andiamo? Andiamo. Questo cazzo, è questo che battello, Luca. Luca. Luca, dove è Luca? Dov'è Luca? Luca. Luca. Ti sto qua. Luca, Luca. Dove vai a cercare? Sotto il... Luca. Sotto il cuscino. Luca. Ciao Peter, come va? Bene. Inizialmente ho brancolato un po' nel buio, in quanto la mia Ollus di riferimento ha un intervento non fattivo sul territorio, per cui rischiavo di trovarmi in posti estremamente appariscenti per il loro contesto e di cadere nel rischio di fare delle belle cartoline. Dovendomi occupare delle accademie straniere dislocate su tutto il percorso di Villa Borghese, mi sono accorto di aver individuato due sguardi che in qualche modo si oppongono e si contrappongono. Quindi da una parte quello del turista, del cittadino romano che viene qui a godere o a passare ore piacevoli e ha uno sguardo spensierato sulla città, e dall'altra invece quello di tanti borghesisti che vengono a guardare noi, la città di Roma, e hanno uno sguardo sulla nostra città e sulla nostra realtà fortemente meno superficiale. Nella realizzazione dei ritratti mi sono preso qualche rischio da un punto di vista estetico, in quanto mi sono reso conto che probabilmente era un lavoro da affrontare con l'uso del colore. Dovendolo realizzare in bianco e nero, ho deciso di iniziare a giocare soprattutto con delle forme, quindi ho cercato di dare un taglio al lavoro ben preciso, insomma.
Io mi occuperò della Onlus, che di una Onlus che fa parte del circuito CGM. La Onlus si chiama Prodos, fanno assistenza agli anziani, in particolare assistenza domiciliare, quindi vanno a casa degli anziani e li aiutano in tutti quelli che sono i loro bisogni, poi si occupano di disabili. Io ho scelto di raccontare appunto la storia di un operatore perché volevo spostare un pochino il punto di vista dalla persona che viene assistita, di cui comunque racconto, alla persona che assiste. Ciao Enzo! Tutto bene? Tutto, diciamo tutto bene. Vieni, andiamo. La scelta del colore perché mi sembrava il modo giusto per raccontare questa realtà. In realtà non volevo facilitarmi troppo la vita, perché a volte il bianco e il nero tende, non lo so, la predisposizione di chi guarda il bianco e il nero è già buona, perché il bianco e il nero è già bello di per sé. Buongiorno. Salve. Avete visto che bella giornata? Ciao. Vai. Passate. Andiamo. Ciao. Ti eri nascosto! Freddo, dai! Accomodatevi! Tutto a posto? Sì. Tutto a posto! Ciao Dario! A me la saluti? Sì! Dario ha circa 30 anni e vabbè, è tifosissimo del Napoli ovviamente. È un ragazzo che ha avuto da piccolo alcuni problemi a livello neurologico e ha sofferto un po' di epilessia, quindi ha riportato poi crescendo questi problemi. L'assistenza che gli viene fatta consiste più nel fargli compagnia. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, perditi ancora e baci me. Giallo antinfortunistico. Anche un giubbottino di salvataggio. Così, ok, tutta la prossima. Ah, bravo! Così. Fai attenzione. Partiamo sempre da al su. Questo. Così non ti sporchi la manica. Così. Il modo in cui io mi approccio agli operatori e agli assistiti è abbastanza vario, nel senso che nel momento dello scatto mi distacco, però in linea di massima si è stabilito una sorta di rapporto, anche di diciamo, un minimo di confidenza, anche perché penso che sia importante che chi viene fotografato si senta a proprio agio. Signora molto anziana e che purtroppo ha anche dei gravi problemi di salute e ha questi tre figli che sono adulti, sono sulla cinquantina, che sono sulla cinquantina anagraficamente, però in realtà sono come dei bambinoni, non sono autosufficienti.
per quanto riguarda il Leica Talent e il tema del Bello d'Italia, mi è stato assegnato nello specifico la Onlus, che si occupa dell'EMPA, l'ente protezione animali. Ho deciso di realizzare il progetto venendo qui a Torino e di seguire il progetto degli ex combattenti in concomitanza con quella che appunto era l'attività del volontariato. Nello specifico ho cercato di focalizzare l'attenzione principalmente su un volontario. Il progetto, appunto, come dicevo, presuppone il lavoro sia dei volontari che degli ex combattenti, che sono dei, appunto, cani che sono stati appunto recuperati da sequestri o altre vicissitudini comunque simili, che vengono riabilitati all'interno del centro attraverso tutto un lavoro fatto appunto con i volontari. Una di questi è Giusy. Giusy, per la cosa che mi spiegavi ieri, lui adesso in questo momento è solo in richiesta. No, questo è completamente diverso. Vedi che c'è, esprime frustrazione dal mugugno. Lui adesso, questa è richiesta. Ok, lui sta dicendo, continuami a dare cibo. Ok. Tutto il resto invece è incominciare a lavorare sul sociale. Se tu guardi l'occhio rispetto a ieri, vedi che è completamente diverso. Quindi ho cercato di studiare per quello che era possibile, cercare di capire grazie a Giusy quelle che erano le caratteristiche comportamentali e caratteriali di ogni singolo ex combattente, per provare attraverso di loro a raccontare quindi l'evoluzione comportamentale e i vari miglioramenti. Ho scelto il bianco e nero essenzialmente perché penso che comunque il bianco e nero in qualche modo, come la fotografia, è sintesi. Il bianco e nero focalizza benissimo l'attenzione su quelli che sono i contenuti. (Sussurra)